Ciao a tutti, io sono Drey. E io sono Sorrow. No, io non ci voglio andare qua però. E invece sì. No, cominci tu il video. Capirai da solo per quale motivo io ti ho detto che qui non ci volevo andare. Girano cose strane per i canti. A me pare che loro fossero tipo immortali. Tanti auguri, una vita lunga anche a te, Madonna. No, non sono gli spaventapasseri il problema. Sono quasi inarrestabili. Come non detto. No, non è quello il problema, è quello il problema. Non sono quelli. Vedi se riesci. No, non sono loro, sono i demonietti del grano. Sono tipo delle piccole ciccione. Che cazzo era quello? Sono tipo delle piccole bestie. Non ti far colpire subito però, per favore. Ho capito, questa tizia mi ricorda. È una donna o è un uomo? Non lo so, tu nel dubbio uccidila. Non ti serve saperne il sesso. Ma perché non ti far colpendo? Che problemi ho? Il mio scudo preferito. Ok, questo livello inizia a impanicarmi. Ma ti posso uccidere? Lascia perdere, non gli fai danno. Non gli fai danno. No. Lascia, smettila di farti pestare. Sto prendendo. Ti sbattono. Madonna santa. Ti sbattono da una via. Parte all'altra come fosse, sai, il flipper. Allora, cosa cazzo sto facendo? Le che cosce di pollo. Le cosce di pollo. Le cosce di pollo li trasformano in cose commestibili, ma non è il caso di sprecarle, anche perché non lo so se si possono riprendere andando alla cripta. La crippeta. A crippeta. Ah, no, invece sei un genio. Funziona, sono un pazzo. Non li sciotti con i colpi normali, ma li sciotti con le cosce di pollo. Alla faccia, lo spaventapassi è diventato un passero. C'è quel giro col basso. Era molto triste. Sì, lo spaventapassi è uscito dalla, ucciso dalla coscia di pollo. La piantate di cadere dal cielo, ma lo, stupidi ciccioni. Escono dal grano. No, l'ho visto che cadeva dalle nuvole. Yaffè, legge. Attenzione ai demonietti e alle loro macchine metalliche. Ok, preso nota, magari è. Ah, che è tipo gli imp di Divinity che c'hanno le macchine tutte strane. Sì, no, ma che tu non te lo ricordi sto livello? Ci stanno zero. I demoni piccoli, nanni, maledetti, disgraziati che guidano questi grossi robottoni. E dopo. Senti. Madonna santa, nanni piccoli, maledetti, disgraziati, credo sia tipo altro che Khaleesi, regina dei cacchi burzondi lì. Con un sacco titoli di titoli incredibili. Sì, però queste sono offese. Hai beccato una zona segreta. La pianti. Oh, questo forcone. Sai che c'è? È che ci danno anche il 2%. Che fai? Dei forzieri. Mi metto lo scudo. Che sono disarmoto. L'hai distrutto. Hai distrutto il mio scudo preferito. Non uso un altro. Esistono per quello. Ricorda, mai seguire la legge di Resident Evil. Oh, non comprare, ti prego. Vedete che noi abbiamo sempre lo stesso problema. E invece gli chiedo che mi vende. E vendi merda. Sì, ma più che altro è il modo in cui ha detto tipo, ok. Ti servono dei dardi da balestra. Anche perché suppongo che questi ti ammazzi con quelli, quindi. Mettiti la balestra. Sì, bravo, vai. Adesso ti perforo il cranio. A me dà proprio fastidio agli occhi vedere qualcuno. No, non. No, non da davanti. Ok, allora suppongo che. Da dietro. Prendilo da dietro. Oddio. Seccalo, è lui. Che schifo. Devi continuare a colpire. Muori, ti ha dato, nano. Ti ha dato una finestra di invulnerabilità a casaccio. Schifoso tank. Io devo passare, quando finiamo il video, tutto il tempo a leggermi il tomo. Tutte quelle le cose, gli hint sui nemici che ci hanno messo nel tomo di Gallowmir. Ah, troppo, quello deve essere divertente. Sono troppo curioso. Metti la runa. L'altra leva. L'altra runa. Che ci sarà mai in questo capannetto? Che schifo. Nel dubbio sono Ser Daniel. Vedo delle cose. Li uccido. Uccido. Sì, sono Sorrow. Non so cosa sto facendo. Apri baule, svelami i tuoi segreti. La clava. Ok, che... Ma anche tu la scambi per la coscia di pollo, la sì, clava. Sì, ma molto spesso. È tipo proprio la mazza preistorica, capito? Il prosciuttone gigantesco che si prende per l'osso. Vedo che hai studiato. Complimenti. E ce l'ha... Sì, ce l'hai, ce l'hai. Ah, che non, nel dubbio, mi fa danno quello, non ti far colpire dai mulini, perché io mi dico fonte. Io mi ricordo che i mulini quando e invece faccio come Don Chisciotte e li carico come un pazzo. Sì, esatto, è proprio questo quello che intendevo, cretino. Ah, adesso dammi, mi faccio io. Ah, ok, conta, ti faccio vedere come si gestisce davvero uno spaventa. Ma no cheat. No, ho capito, cheat parte seconda. Ma si muovono troppo veloci. Cioè non è gestibile. Oh sì. Hai trovato il tuo amato scudo. Ho trovato lo scudo più fashion. No, sentite, raga, basta. Scappa, sì, no, bravo. La soluzione a questo è ciao. Invece di prendermela con voi, me la prendo questo coso qua. Oddio, per un attimo ho flashato la mano della runa. E che cazzo ti questo fai, spara. Ho flashato la runa, la mano della runa del caos che faceva tipo il dito medio. No. E tu muori. Dammi la runa. Ah, no, ok. Ok. Vai giù.
mi fa troppo strano l'effetto di quando muoiono, perché si affacciano dietro. Aspetta. Non si muove. Davvero lo stai facendo? Sì. Ma possono morire? Dai. Oh! È una scena un po' pietosa, lascialo in pace. Sta diventando spilli. Un punta spilli, appunto. Io non mi stanco. Posso andare avanti tutto il Senti, giorno. Senti, io vado un attimo in bagno. Niente, gli spaventapasseri che sono da evitare. Te ne vai. Bran Stark, te ne vai. In questi campi ci sono tantissime macchine strane. Buon per loro. Grazie, un giorno entreremo e scopriremo di cosa stai parlando. No, Gaia. Qua, altri spaventapasseri. No, ma sai che ci sta? Dentro alla... mi sembra di ricordare. Eccoli. E tu stai là perché fai il bait. Vuoi che io entri nei campi? Madonna santa, il danno. Ma non me l'ha fatto lui. E cosa te l'ha fatto? Il demonietto del male che sta dentro al campo di grano. Te l'ho detto che non ci devi entrare. La prossima volta... Ah, quei cosi che sono qua. Esattamente, i gremlin dopati. Quegli schifi che stanno su Transit Black Ops 2. Ah, ho capito, sì. L'ibrido, mamma che cosa hai tirato fuori? Sono uguali a quel poco che ho visto. No, non gradisco la sua compagnia, bizzarro individuo di paglia. E questo acceso fuocherello? C'è del fuoco. Io non sono uno scienziato, ma se dai fuoco alla paglia, quella... La paglia non esiste più. Ora devo solo... Mi fai tirare fuori la clava? Ma magari lo puoi spingere. No, ma che... No. A calci. Io mi rifiuto. Gli fai questa, allora, Gallum. Hai rotto... È una scena un po' strana. Va bene, te la sei voluta tu. Per accendere la clava mi sono dato fuoco. Ora colpe... Poi cosa sta andando a fuoco che sei uno scheletro? Io non lo so. Zitto, mi lavo con la benzina. Questa è benzina. Ora mi do fuoco. Ma non, scusa, io non voglio criticare le scelte di game design, ma dare fuoco a tutti i campi come il peggiore dei vichinghi, no? Mettete a fuoco e fiamme il villaggio. La posso accendere? Magari salta. Mulino? No, è lì per darti fastidio. Cioè, perché una in fiamme e l'altra no, se mi fanno male tutte e due? Spaventapasseri, io e te non abbiamo finito. Prima che si sveglia. Sei lì che fa, oh cazzo, il fuoco. L'autopiromania non è una malattia. No, aspetta, no, niente. La, ciao. No, ma è invincibile proprio. Io li odio. Oh. Morto. Madonna, quanta percentuale di calice ci ha riempito? Non lo so, l'ultima volta che ho controllato era il 24%, ma dubito che ti diano il 40% del calice. No, decisamente... Lascia il calice. È in agguato nel campo di Gran Turco. Vabbè, ho capito. Non... Ok, le pannocchie ti uccidono. Prendi nota. Sei allergico al mais. La prossima volta che mangi popcorn, pensa che qualche agricoltore eroico ha preso quello che serviva. Raccolto da un campo scappando dai goblin. Tipo, cazzo, questo è per la mia famiglia. E tipo, passa prendendo le pannocchie. Sì, no, non braccia rubate all'agricoltura. Allora. Se do fuoco anche all'altra parte del mulino... Ah, dici prende fuoco tutto il mondo, ti si è spenta la clava. No, ok, il gioco non premia la... No, io ti schippo alla grande. Ti do una botta in testa e ti butto di sopra. Sai che c'è? Io uso la tua strategia. Ma io non ho capito se li devi prendere tante volte o una volta sola. Non so manco come... Comunque non c'è la tua aim. Ma boom! Vabbè, pare che rimbalzandogli vicino scoppino e lo facciano diventare un pollo. Oh! No! Mulino bianco! Oddio, pensa se fosse davvero così la macchina. Se adesso per la si macchina. Gira Antonio Banderas e fa: vieni qui che ti faccio il ti biscotto. Ti faccio diventare un pezzo di biscotto di ossa. Droga. A caso. Sono messicano, quindi droga. Sono messicano e quindi gatto con gli stivali. Oddio, è vero, ha fatto pure quello. Ti hanno trollato troppo forte. No, non le seghe, non queste seghe, aiuto. Non queste... dai. Cioè, una volta lo capisco, ma due sei tu. Com'era quella cosa? Una volta colpa mia, due volte trallallero. No, aspetta, era una volta colpa mia, due volte colpa no, tua. Era, fregami una volta colpa mia, fregami due volte, non lo so, fregami tre volte trallallero. Sì, grazie Mr. Peanut Butter. Io mi trinco tutto il gas e sinceramente... Facciamo così, te la ripasso. Perché ok. Tanto... A ogni fonte della vita sappiamo che... facciamo il cambio, un checkpoint. Sì, divertiti a morire. Oh, il potere! Sono lieto di non fare io questa parte. Che cazzo è? Peggio del Sarlacc di Star Wars. Esattamente. Ok, io imparo dai... No, se salti... Che culo! È psicologia inversa. Ok, sono un po'... Se tu salti... Nye. Quando quelli... Vabbè, insomma, sono un po' stupido, però va bene. Non ti preoccupare. Questa che parte mi sta ricordando troppo di Wolverine. Sì, abbastanza. Niente, non so cosa fare. Battitene. Basta, ciao. Tanto voglio vedere cosa c'è lì. No, non è lì che devi andare. Ma voglio sapere. Aha. Un pezzo della... la macchina che sta dentro la fattoria. Chi è?
Che palle! Ti sei fatto colpire precisamente sullo alla... stinco. Non era lo stinco, credo mi avrebbe tagliato a metà. Ah, ma è finito il livello. Ecco il cavolo, potremmo finirla qui. Ma noi siamo degli eroi e tu te la fai indietro fino al calice, è bello. Arrivo! Vai, vai! Bicchiere per fichi! Io... è qui? Ok. Vedi che quando le cose le gestisco io si arriva prima nei posti designati? Oh, libro, dimmi. Certo. La mia editrice manca un pezzo. Che Sorrow ha trovato perché ha un quoziente intellettivo di 8000. Ah, 8000 a caso. Poi è tipo... è come il giorno. Passa e poi c'è la notte. Quindi ogni tanto sono un genio e poi sono stupido. Ma che hai detto? I sassi, le luci. I sassi, le luci. Vediamo che succede se si riattiva la mia editrice. E... ma è una culla? No, è un ragno culla motosega, Dio mio. Meditre... ah, adesso affetta fuori i campi, i demoni e noi prendiamo il bicchiere. Il calice? Bicchiere. Calice. Quello che ho detto. La coppa di Zeus. Lo sai che c'è? Quella roba è tipo la culla di Tim Burton. Sì, cioè ho pensato subito a quello. Oh, altra fonte della vita, quindi tocca di nuovo a te. Che gioia. Vabbè, te la rifai te fino... te li fai, sì, mi diverto, dai. Di nuovo le mi trappole. Mi piace camminare. Questo coso farà boom. No, sì, ok. Che cosa sei tu? È tipo il serpente dei regali di Nightmare Before Christmas. Sì, Matsumi... ah, ma l'ha ammazzato. Che... oh, mi ho trovato come... ti segue, ti segue. Ma io pensavo di dover seguire lui, figurati. No, ti segue. Ma se vai dove stanno i nemici mi sa che te li secca, perché prima... ah, dici magari mi ammazza i spaventapasseri. Vai, serpente. Vai, Aurelion Sol. Altro che Sasuke. Pensaci tu. Distruggi. Donna, risciotta. Ah, 100%, 100%, grandi successi. Oddio, dai. Lo sai a cosa sembra, però? Pare anche quella specie di divinità azteca, là, Quetzalcoatl. Ma vai! L'evocazione di Final Fantasy. Mari? Davvero un'evocazione di Final Fantasy? Mi pare, non mi ricordo, potrei sbagliarmi. Oh! Serpente! No, mi sa che ha finito. Aiuto! Ok. Oh, grazie! Piton! Ha fatto così tante trasformazioni, sto coso. Da, adesso è Piton, perché si chiama... devo saltare o sei nemico? Io nel dubbio salto. Sì, hai evitato la... bella, Piton, serpente. Piton, smettila di seguire. Noi abbiamo la brutta abitudine di dare nomi ai nostri... ma è giusto. Johnny la mucca. Magari Piton qui in giro becchiamo Johnny, sì. Ma soprattutto sono molto calzanti, capito? Johnny la mucca, Piton il pitone. Scrattolo scroiato. Ma no, stavi per tirare... non lo so cosa, era un'imprecazione, una bestemmia. Allora, io, lungi da me il criticare il tuo modo ho di muoverti. Ho dato una capocciata a una motosega. Capita nella vita, ok? Io lo faccio tutti i giorni per andare a scuola. Io non farmerò la fonte della vita perché tu sei scemo e non sai non farti colpire. Guarda quanto sono figo. Oh, grazie. Non mi avete ucciso per la simpatia. Guarda come tondolo, sono morto. La gola delle zucche è dritta davanti a te. È il vivaio in cui si coltiva il contorno preferito di Gallo Mia. Entraci e comprenderai appieno l'orrore del frutto andato a male. Ma guarda, io preferisco i funghi, però le zucche vanno bene. L'orrore del frutto andato... oh no, mori attaccano a parlare? No. Tacete. Ma vendere qualcosa di utile. Madonna, mi ricordo a me fa ridere troppo come ti guarda quello. Fa tipo vieni a comprare da me. Che ci dai, strano tipo pelato con lo spadone? Oh, Dentatello a tiro freccia. Zonna, che ci fai qui? Che cosa? Chiamami signor Wooden il potente. Quanto compatisco la gente di Galumi. No, cazzo piccolo. Il loro destino è di nuovo nelle mani di uno stupido come te. Tuttavia, credo che non sia giusto sfogarsi su di loro. Prendi la mia spada e non provare a conficcartela in un piede. Ma piantala! Ho sempre avuto dubbi su di te, Fortescue. Semplicemente non hai la stoppa dell'eroe. Se ti ritrovi un pene disegnato in fronte, lo sai chi è stato. Sai che te lo meriti. Ma ti sbattiamo il martello sullo stinco. Wooden il demente, però vedi che figa. Però brilla un Jedi. Mica è quella blu questa, però non è quella blu. È quella blu, è quella blu. Ma c'ha la percentuale. Perché per ogni cosa bella che arriva c'è sempre il male?